Che cazzo vi devo dire? Sulle mani, a parte sulle mani, c'è niente da dire qua. No, in realtà la maglia è più cara della sedia. Sai che cosa è uguale alla sedia? Niente. Vabbè, ragazzi, shamash qua, ya. Porco Dio, più alto il volume. Più alto. Oh! Allora, noi ci spariamo un bel viaggione. Bello lungo lo voglio. Roma-Catanzaro. Ah sì, ma spariamoci prima un Roma-Catanzaro. Allora, facciamo l'abbagliare. Com'è gli abbaglianti? Quando io ho uno che c'ha la patente, gli abbaglianti ce li ho accesi. Cioè, quella cosa là in basso a sinistra verde, sono le luci di posizione o sono l'abbagliante? No, l'abbaglianza blu. Non era la K. Ma non è che c'ho il camion dei poveri, non ce l'ho. Voi non lo vedete, ma ho attivato il retarder. Mo puoi scrivere in chat, Nadir. Vabbè, andiamo senza abbagliare. Ok, siamo diretti a Catanzaro. La precedenza non mi ricordo se ce l'ho io o ce l'ha lui. Auto di Alonso. Facile. Oh, ma perché mi ha attivato il retarded? Non lo posso togliere. Guagnu, porco Dio. Che cosa sto facendo? Che cosa è partito? Di vola. Deceleriamo e ci mettiamo sulla corsia di svolta. Napoli-Livorno. Che guida, porco Dio! Dagli specchietti si vede che dietro non c'è nessuno, quindi io mi metto sulla corsia d'accelerazione. Però siccome non c'ho la macchina potente, allora rimango in mezzo. Anche se mi sa che il camion deve stare sempre a destra se seguisse i limiti. Ma noi che cazzo ce ne frega? Noi andremo almeno a 100 km orari basici. Che chiacchierà? Non vedo lo specchietto a destra. Ma non me ne frega un cazzo, anche deve stare. Oh, sonno non ne ho. Benzina sta. Andiamo di lusso. Che cos'è questa deviazione qua che sta? Odò, l'autostrada. Ce l'ho il telepass. Ma sì, ma ti pare che un camionista non abbia un telepass? Però più rapido ad aprire. Se mi fai fermare a questo punto, che cazzo mi serve il telepass? Il mostro. Il mostro. Pure senza vedere. Io veramente, cioè, io non capisco. Non capisco, porco Dio. Cioè, c'è gente che c'ha la patente e non capisce un cazzo. Guarda che cazzo di campione non gliela danno, Dio porco. Incredibile. Che cazzo vi devo fare a fare i test, i quiz, la Madonna. Ma guarda, porco Dio, che mostro. Raga, questa è roba di razzismo, eh. Ultraba! Noi stiamo mantenendo un'andatura regolare. 146 km orari. Pezzo di merda.
urto con un altro veicolo. Ma che cazzo dei? Allora, dobbiamo effettuare una curva a destra, perciò io rallento. Forse ho rallentato troppo, sai? Ah, ho perso troppo. C'ho una a destra? Ma secondo me no. Buonasera Marzone, volevo dire che dopo 9 mesi sono ancora qui, riseguiro sempre... Torpasso pulito! E si va. 5 ore e 23 dice di rimanenza, ma a questa andatura, tra un paio d'ore siamo là. 136 km orari di andatura per il nostro camion, più o meno l'andatura di Latifi a Monza. Il rischio è stato altissimo. Cazzo, avevo visto. Ma metti un cazzo di cartello così che stiamo arrivando al cassetto autostradale. La bacchina da mamut. Ma suona, ma fatti sentire. Oh, mi ha superato il pandino. Oh, ma il pandino sta sfidando hard. Dammi il tempo, ti riverrò a prendere. Che sono queste luci? Io continuo a dire che secondo me Verstappen è solamente un coglione. Ha avuto la possibilità di riuscire a guidare, ma con me non sarebbe riuscito a fare nulla. È stato fortunato. Oh, guarda il pandino pezzo di merda che l'ho ripreso veramente. Stromao! ...142 km/h di curva. La percorrenza di questo camion è incredibile. Vede un po' di traffico davanti a sé. Deve cercare un modo per riuscire a passare attraverso questo traffico senza però decelerare, perdendo così tanto tempo di consegna. The Real Marza cerca di capire le tempistiche. Teoricamente questa macchina riuscirà a passare prima del suo arrivo. Lo passa. Vede un colpo di freno da parte della macchina che si sposta perché conosce la velocità del camion, che mantiene la sua corsia. Sorpasso è faticoso, ma avviene. Il mostro, il fenomeno, l'unico dio dei camion, il Fausto Coppi delle 6 ruote motrici. Guarda gli specchietti. La strada è un po' stretta, ma non abbastanza per incutere terrore a uno che di aggettivo fa terrone. Mantiene i 150 km/h verso Catanzaro, pronto per investire Manusso. Quello che l'obiettivo... Forza Foggia! E si riparte dopo il pit stop! C'è una... grande curva adesso da effettuare. È troppo presto per frenare, quindi mantiene... Appoggia in modo leggiadro il piede sul freno, mantenendo così parecchia velocità di percorrenza, che potrebbe essere un problema, ma non per un campione come lui, che decide di sfruttare tutta la strada a filo con il guardrail. E va. E siamo arrivati senza alcun problema. 7-3. Te lo parcheggio 7, 3, io, 7, porco 7, dio. 7, 3. Datemi una domanda, ma come cazzo lo faccio girare io?
cazzo non sto parcheggiando? One eternity later. Oddio ragazzi, l'ho fatto alla prima, senza avere nessun tipo di problema. Sono entrato liscio come l'olio.